Perfetto, benissimo. Allora, se è corretto, dovreste avere, come sto controllando, tutti il microfono spento per non creare ritorni di audio. Direi che a questo punto potremmo cominciare l'incontro di oggi. Va bene. Allora. Dunque, ciao a tutti, mi scuso di nuovo per l'inconveniente tecnico e insomma succede qui. Niente di che. Saluto anche le persone che sono qui per la prima volta, perché alcuni di noi si sono già incontrati lunedì per la prima lezione, mentre altri partecipano oggi per la prima volta a questo laboratorio sperimentale, direi, più che corso di copywriting in generale. La volta scorsa ci siamo occupati di alcuni discorsi introduttivi. Scusate, chiudo la finestra. Con discorsi introduttivi, che cosa intendo? Abbiamo visto un po' la differenza che intercorre tra la scrittura e il copywriting in maniera generale. Abbiamo visto che cosa vuol dire fare il copywriter o alcune delle sue mansioni precipue. Abbiamo capito o iniziato a intuire con timore quali sono alcuni contro di questo mestiere. Poi ci siamo dedicati ad alcune note sul nostro curriculum vitae, che via via potremo anche rivedere nel tempo. Rispetto agli esercizi, volevo ringraziarvi perché ne sono arrivati davvero tantissimi e vi ho visti veramente tenaci sul pezzo. Il mio consiglio è quello, se vi riesce e se nelle vostre possibilità di mandarmi i vostri testi, ci saranno altre cosine in futuro per ogni lezione, se riuscite nelle giornate, le 2 giornate prima del giorno subito precedente il corso, perché sto cercando, come vedete, di rispondere a tutti. È mio piacere farlo, solo il giorno subito prima la lezione è un po' più ingarbugliato, però se vi riesce, altrimenti insomma ci veniamo incontro, magari ci metto qualche giorno in più, insomma portate pazienza, ma il mio intento è quello di sicuro di riuscire a rispondere a tutti e con molto piacere lo ribadisco. Infatti, leggendo i testi che mi avete inviato, ho avuto possibilità di riflettere un po' e di vedere anche come impostare, anche grazie ai vostri feedback e ai vostri suggerimenti, la lezione di oggi. Questo è un principio che spero rimanga sempre molto chiaro e anche grazie a voi, al contributo che date e ai suggerimenti che mi date via mail, che poi capiamo anche quali sono gli argomenti che evidentemente è necessario trattare. In questo caso, oggi ci cominciamo ad avventurare più nel tecnico, cioè se la prima lezione è stata abbastanza introduttiva, oggi invece iniziamo a prendere un po' più di dimestichezza con alcuni strumenti della scrittura, pian pianino, pian pianino. E come è giusto fare peraltro in un gruppo così eterogeneo come il nostro, dove si parte dai 18 anni per arrivare ad età non per questo meno affascinanti, e anche con profili molto diversi. C'è chi è molto avanzato sul piano della comunicazione, c'è chi invece sta scrivendo per la prima volta. Nel rispetto di tutti, cerchiamo di compiere un percorso quanto più eterogeneo possibile e io mi sono resa conto preparando gli spunti che vi fornisco oggi, che perlomeno a me ripassare certe cose serve molto, lasciatemi dire molto. Dunque, cominciamo con il primo argomento di oggi, e questo ad esempio è frutto a sua volta di una richiesta, di un feedback di uno di voi, di uno del nostro gruppo di lavoro, ed è sindrome da foglio bianco, come riempirlo e non sporcarlo. Ci occuperemo quindi in questa prima fase della lezione di un momento tipico nella vita di chi scrive il proprio sito, così come un testo per un cliente. Il panico da foglio bianco, quel file Word così bello intonso che sembra non essere mai scalfibile con nessun rigo. La prima piccola regola che ho segnato così, chiamiamola regola per darle un tono dignitoso sul mio foglio è: niente panico. Vorrei infatti ricordarvi che per partorire un'idea ci vuole tempo e tanta tanta pazienza. Mi piacerebbe che abbandonassimo insieme e senza guardarci alle spalle il mito del genio dello Sturm und Drang, che colpito da un'ispirazione così fugace scrive in una notte un intero romanzo perché mosso da grandissimi aliti ispiratori. Questa cosa non esiste. Non esiste, o meglio, certo, lasciamo la possibilità ad alcune leggende di essere esistite, ma nella media quotidiana di cui possiamo tranquillamente entrare a far parte è un po' diversa la questione. La scrittura, la creatività in genere, così come tante altre discipline che hanno a che fare con la creatività, non si basa su
picchi di genio possono accadere, ma molto più su una questione di metodo, ossia sulla pazienza con cui ci si mette lì e si dice va bene, anche oggi, anche questa volta cercheremo di tirare fuori il meglio possibile per gli scopi che ci siamo prefissati o che ci vengono richiesti con pazienza. Quindi un buon lavoro richiede molto spesso pazienza e giorni per essere svolto. Talvolta per scrivere un buon testo o ripensare a un saggio o rivedere un titolo, ci vogliono giorni anche per lasciare decantare quanto si è fatto. E quindi vi invito a non avere panico nel momento in cui non vedete ancora nessun segno sul vostro foglio. Molti andranno buttati, questo non va bene per il riciclaggio, diciamo che allora li riusiamo sul retro. Ma è normale che sia così, quindi prendiamo anche la confidenza con la pazienza nel momento in cui ci approcciamo a questo lavoro. Il secondo appunto che mi piacerebbe fare oggi per rilassarci tutti un po' quando parliamo di scrittura ha a che fare con il processo creativo. Con originalità, l'ho intitolato Il processo creativo tuo è tuo. Ecco, che cosa intendo dire? Intendo dire che la formula magica con cui ognuno di noi funziona, trova la propria ispirazione, si convince della leicità del proprio pensiero, non dipende da un metodo precostituito. Ognuno di noi troverà con il tempo, con la tecnica, reiterando, provando, sbagliando, un metodo proprio. Questo che cosa vuol dire? Che ho visto persone che, ad esempio, per trovare l'idea giusta, camminavano. Camminare a volte aiuta, così come altre invece preferiscono chiudersi in silenzio e guardare la parete. È vero, ho visto fare anche questo. Ho visto gente ascoltare musica o avere la necessità di confrontarsi fin da subito con un amico, con un collega, con un parente per poter dialogare, perché invece funziona di più evidentemente il loro processo creativo parlando. Non vi deve spaventare anche questo. Troverete, cercherete il vostro metodo, penso per tutta la vita, peraltro, quindi mettetevela un po' via. Cosa dobbiamo fare però sempre? Trovare la positività con cui alimentiamo la nostra creatività, non troppo censori quindi anche di noi stessi, perché altrimenti andremo ad inibire il nostro processo. Allo stesso tempo, tenendo sempre un occhio alla nostra professionalità. Qui parlo ovviamente più a chi magari del copywriting o di certe attività scrittorie vuole fare un mestiere o ha a che fare con dei clienti, perché il monte ore è importante. Quindi per quanto è giustissimo quello che stiamo dicendo insieme, cioè il processo creativo ha tempistiche sue, ogni persona che scrive segue un proprio percorso di digestione del testo, poi ci torna su, eccetera, eccetera. Ricordiamoci che però se non rispettiamo le ore poi non ci pagano. Mi sembra un dato importante. È anche normale, molto diffuso, prendersi all'ultimo, cioè avere la deadline, la scadenza, il giorno 14 e cercare di produrre tutto tra il 12 e il 13. È la cosa più diffusa del mondo, ci possiamo anche rassegnare tranquillamente al fatto che sia così, ma a volte anche l'ansia dell'ultimo momento diventa per noi un catalizzatore. Andando avanti, il punto numero 3 di questo piccolo elenco si chiama un buon vecchio schema. Cosa intendo con questo? Dall'esperienza che ho maturato in questo settore, mi sembra di poter dire che una fase di ricerca iniziale sia a volte il metodo migliore con cui entrare in argomento, con calma e con precisione. È abbastanza impensabile che un copywriter o uno scrittore in generale possa occuparsi di orologi la mattina e di viaggi il pomeriggio senza fare un debito momento di ricerca, di approfondimento dell'argomento. Per questo motivo, vi stimolo a fare quello che tutti un po' facciamo in questo settore, guardare a coloro i quali di un determinato argomento o di un determinato settore hanno fatto benissimo, quindi gli inarrivabili, così come possiamo guardare in generale al mondo dei nostri competitors. Torniamo all'esempio dell'orologio. Io posso guardare ad esempio a un famoso copywriter che ha scritto delle belle frasi, delle bellissime headline sugli orologi. E questo è l'esempio, coloro i quali hanno fatto bene e che dobbiamo e possiamo copiare in senso positivo, e magari riformulando. Dall'altra andrò a vedere anche quali sono stati gli sforzi in passato, ma al momento attuale nel settore orologi intorno a me. Questo lo posso fare banalmente con una connessione internet, guardando i social network, guardando le ricerche su Google. Abbiamo gli strumenti per poter fare questo e per poter essere ancora più consapevoli di quale lettore in cui ci stiamo inserendo. Aspetta che non riesco a chiudere il microfono insieme.
Mars. Perdonatemi, ancora non riesco a chiudere questo Mars, il tuo. Questo è anche il bello della diretta, no? Mi sentite correttamente? Sì? Sì? Grazie per il sì con la testa, si vede. Benissimo. Allora, andiamo qua. Siamo al vecchio schema, quindi la ricerca, i nostri competitors contro chi stiamo agendo, diciamo così, mettiamo questa metafora bellicosa, e passiamo invece alla fase numero 4 del nostro processo creativo, la più complicata di tutte. La fase numero 4 è la fase della concentrazione. Non è scontato ribadirlo. Ma ognuno di noi, col tempo, dovrà riuscire a creare la propria dimensione di concentrazione. Anche qui dipende da persona a persona. Mi sembra però, per buon senso e per esperienza, buona regola, riuscire ad evitare, nel momento in cui dobbiamo davvero spremere le nostre meningi, i contatti con computer, telefono, vociare, eccetera, eccetera. È un contesto paradossale quello in cui ci troviamo oggi, in cui le richieste di attenzione intorno a noi sono molteplici. Dobbiamo fare un po' un esercizio di scrematura. E questo ci spiega anche come mai in questo momento, ad esempio, la pratica della mindfulness è così diffusa. È un bisogno che tutti riconosciamo, quello di riuscire un po' a mettere dei paravento al nostro cervello per permettergli di funzionare. È anche per questo che veniamo invitati, a mia volta mi permetto di invitarvi anch'io alla lettura dei libri. Perché i libri, a differenza di altre forme di arte o di divulgazione con cui possiamo entrare in contatto, non sono per noi soltanto un bello stile, una fonte, un modello con cui confrontarci, ma sono anche un tipo di fruizione che ci permette di riacquisire un certo grado di concentrazione. Ho sentito dire, ad esempio, che in diverse persone in questo periodo di quarantena, all'inizio, non riuscivano ancora a leggere i libri perché il cervello era così abituato a una fase confusionaria della fruizione di materiali che abbiamo avuto bisogno di tempo per fare questo. Ecco, è una buona pratica, è un esercizio al di là della scrittura, mi sembra importante portare avanti e ricordarci che dobbiamo così alimentare il nostro cervello in modo sano. Bene, veniamo al punto 5 e concludiamo questa lista sul temibile foglio bianco. Con un consiglio che mi è stato dato a mio tempo e che mi piacerebbe dare a voi. Sembrerà un consiglio banale, e forse lo è, ma mi è stato consigliato di partire sempre nel momento in cui mi confronto con un testo, la produzione di un testo, di utilizzare carta e penna, perché questo non servono neuropsichiatri per spiegarci come il contatto con il materiale e con la penna stessa ci aiuti a partorire idee, ci rimetta in contatto anche con la nostra stessa fantasia, molto più che, mi scuseranno i tanti nativi digitali che ci sono in questo momento all'interno del nostro gruppo, molto più che con uno schermo. Consigliatissimo, peraltro, mi è stato tanto consigliato e ho visto che funziona farsi tanti schemi iniziali, anche paradossalmente per il titolo più breve e incisivo, dietro ci possono essere 8 pagine di scarabocchi, segni, frecce, considerazioni. Come un grande tavolo da lavoro, che possiamo sempre avere sotto i nostri occhi. Così come sarà stato consigliato anche a voi, quando scrivevamo i temi, i saggi argomentativi in quarta superiore, di farci una scaletta con i nostri argomenti. Ecco, troviamo quindi, ripetendo, esercitandosi, gli strumenti che ci aiutano di più ad avere una scaletta del nostro pensiero, anche quando ci troviamo paradossalmente a scrivere il più breve dei testi. Fatte queste considerazioni, mi piacerebbe con voi oggi affrontare con leggerezza, ci mancherebbe, un primo caso di natura scrittoria. Proprio visto che ci stiamo conoscendo in sede privata tramite le mail, mi piacerebbe che oggi vedessimo insieme alcuni appunti su come scrivere una mail efficace. Niente metafisica, però insomma, vediamo perlomeno che cosa forse non fare. Dunque, come mai proprio una mail? Anche perché è lo strumento con cui ci stiamo conoscendo noi, ma anche perché statisticamente è il mezzo con cui oggi comunichiamo di più in settori di natura professionale o accademica. Dunque, la mail non va mai sottovalutata, soprattutto se perseguiamo uno scopo. Che cosa voglio dire con questo? Che generalmente ci sono mail sulle quali possiamo dedicare
2 secondi della nostra attenzione, quando ormai siamo in confidenza, quando è per un collega, quando è per un amico, ma quando invece ci troviamo a scrivere in contesti istituzionali o un pelino più seri, allora usiamo in maniera strategica questo strumento. Dunque, la prima cosa che dobbiamo fare, come sempre, e scusate, mi ripeterò tante altre volte su questo punto, è capire per bene che cosa vogliamo dire. Ossia, prima di scrivere alla segretaria alla signora che occupa la segreteria dell'università, ho bene in mente qual è la richiesta che le voglio fare? Prima di propormi a un cliente, so per quali mansioni mi posso proporre? Quindi un primo brainstorming individuale è sempre necessario. Ma proprio perché la natura della mail generalmente è anche di richiesta, allora, nel momento in cui la preparo, cercherò di fare tutto quello che può ben disporre il mio destinatario. Il punto principale da cui partiremo in questo momento è zippare i pensieri. Con questo termine un po' nerd, ho voluto intendere che anche le mail devono essere corte, e questo ormai direi che lo sappiamo anche in virtù di destinatari, non soltanto come mittenti. Il testo ideale, diciamo, che possiamo pensare in questo gruppo di lavoro potrebbe essere composto idealmente da 2 paragrafi. Come mai 2 paragrafi e non uno? Un paragrafo potrebbe servirci per veicolare la domanda, la richiesta, la comunicazione precisa che vogliamo fare. Con il secondo paragrafo, sarà un po' a noi e a nostro buonsenso capire in che ordine collocarli. Perché non cercare di creare una rete? Perché non cercare di trovare qualche piccolo escamotage legale, mi raccomando, per cercare di entrare in contatto con la persona alla quale scriviamo? Farò un esempio così. Allora, io devo scrivere una mail al professor Lini per chiedergli del materiale, perché io non ero presente al seminario. Allora, oltre a domandare gentilmente al professor Lini questo materiale, perché non mostrare un po' di interesse dicendo: sa, professor Lini, ho seguito il suo corso di lattine bellissime e sono rimasto particolarmente colpito. Insomma, usiamo la mail anche per creare intorno a noi un network, a maggior ragione nel momento in cui lo usiamo per collaborazioni o per contatti con i nostri clienti. Infatti, come dicevamo nell'incontro precedente, il mio rapporto con il cliente diventa anche un rapporto non solo di esecutore, ma di consulente. Tanto io investirò in questi piccoli dettagli personali che creeranno un contatto con le persone con cui mi interfaccio, tanto più me ne tornerà indietro in termini di memorabilità, perché banalmente si ricorderanno di me invece che di un altro, e in termini, si spera, per noi tutti economici. Ecco, passiamo al terzo punto, la chiarezza sintattica. Oggi, come vedrete, ci torneremo sopra di nuovo, ma soprattutto se lo scopo della nostra mail è una richiesta, allora abbiamo l'obbligo morale di essere ancora più chiari. Quindi cerchiamo di scrivere frasi semplici, di esprimere la nostra richiesta limpidamente. Non dobbiamo mai avere paura di passare per dei sempliciotti quando invece riusciamo ad essere, Dio grazie, semplici. Veniamo quindi al punto 4, che si chiama proprio farla semplice. Dunque, questo è un maxi argomento che cercheremo di trattare. Tratteremo via mail, tratteremo a lezione 300 miliardi di volte, ma evitare i paroloni è importante, è tanto importante, soprattutto se esagerati o burocratici, salvo mi viene in mente ovviamente casi specifici in cui questi devono essere utilizzati. Così come è buona norma evitare perifrasi vetuste che ci danno quel tono che è un mix tra nonna papera e un burocrate dell'INPS. Piano, altra piccola regola, piano con la comicità. Cosa intendo? Sono la prima a pensare che la persona che riesce, scrivendo, a strapparmi un sorriso, ha fatto la mia giornata e merita un Nobel per la pace. Allo stesso tempo, soprattutto se non conosciamo la persona a cui stiamo scrivendo, dobbiamo sempre cercare di andare cauti rispetto a battute che noi siamo convinti, peraltro, l'altro stia comprendendo. E quindi lascerei la fase della comicità a un secondo momento di incontro, forse alla seconda o terza mail, per quanto si possa e si debba sempre cercare di colorare con un po' di ironia, con un po' di umanità quel che scriviamo, anche solo per non morire di noia. Dopodiché farò questo piccolo appunto, ma sono sicura che lo faccio solo per pro forma.
Mi raccomando, la grammatica. Ripeto, era solo un proforma. Sono sicura che non abbiamo problemi di questo tipo in questo gruppo di lavoro. Ribadisco, perché è giusto farlo, viva le formule di cortesia, che siano sempre presenti, che siano tante e che siano anche diverse. Se possiamo trovare un modo per innovare un banale buona giornata, facciamolo. Sempre tenendo a mente l'altra piccola norma del piano con la comicità. Dunque, come dicevo prima, sarebbe anche opportuno, come appunto nell'esempio di due paragrafi, aggiungere o cercare di aggiungere sempre un piccolo dettaglio personale che renda quindi la nostra mail non l'ennesima di una giornata, ma che si differenzi per il suo contenuto, che dica, se può, qualcosa un po' di noi. Aggiungo rispetto ad alcune domande che sono sorte all'interno dello scambio con voi, alcune FAQ, diciamo così. Dare del tu o del lei? Questa è una bella domanda, soprattutto quando la nostra età oscilla, ma tra i, sto, adesso sto generalizzando, ma mi verrebbe da dire tra i 27 e i 50 a questo punto, dando dei numeri. È sempre molto complicato riuscire a capire se io so, ad esempio, che la persona a cui scrivo ha 31 anni e io ne ho 31, le do lo stesso del lei. È un dubbio legittimo, è un dubbio ancora più legittimo in un mondo come il nostro, digitale, di adesso in cui la confidenza è sempre più facilitata. Io nel dubbio, fossi in voi, troverei dei modi per non dir niente. Troverei, mi ingegnerei pur di non passare per il vocativo diretto e quindi cercherei delle perifrasi per non dover neanche rivolgermi direttamente. Nel dubbio, non farete mai brutta figura a dare del lei. Rischierete invece magari di trovare un po' il musone che vi sgriderà se gli darete del tu. Quindi riconfermiamo, come il bon ton vorrebbe, dai 25 anni in su, legittimo a dare del lei, dal 29 in su, doveroso. Ecco, sempre per il registro di nonna papera di qui sopra. Altra piccola domanda che mi è stata posta e che colgo l'occasione per dichiarare qui è: se dovete approfondire un concetto, magari qualcosa che potremmo definire in lessico scientifico un pippone, allora possiamo pensare di approfondirlo al secondo scambio di mail. Magari potreste introdurre l'argomento al vostro destinatario dicendo, caro Marco, ti devo parlare di questo caso specifico che sto affrontando. So che potrebbe interessare la tua rivista. Vogliamo parlarne? Quindi, prima di raccontargli per filo e per segno la vostra ricerca negli ultimi 2 anni condotta a Parigi, cerchiamo di capire e sondare il terreno sulla disponibilità di Marco e sul modo migliore per far sì che la sua rivista ci paghi questo articolo. Sempre in base alle domande, rispondo. Sì, è molto elegante e funzionale allegare i link all'interno di ciò che state scrivendo, perché date il tempo alla persona che vi legge di decidere se e quando approfondire i contenuti che state raccontando o il vostro sito o, sai, quella. I rimandi esterni che voi state facendo, sì, mi sembra una buona pratica e molto civile allegare i link in questo caso. Ormai imparato, eh. Dunque, basta cosa dei microfoni. Ho risolto, non ho risolto. No. Allora, io prego per cortesia sia Mars che Alessia di cavarsi il microfono per piacere o vengo a casa vostra. Ok? Bene. Dunque, detto questo, curatevi della vostra firma. Quando dico curatevi della vostra firma, intendo dire che quando usiamo Gmail abbiamo una firma preimpostata. Per questo motivo, vi chiedo per cortesia di curarvene. Quindi, scusatemi un secondo, però purtroppo questa cosa dei microfoni è proprio invadente. Ok, perfettamente. Quindi curatevi, mi raccomando, della vostra firma digitale, perché è una cosa a cui si fa caso. Proprio oggi una di voi mi ha scritto una mail e ho notato la sua firma, era molto carina, molto aggraziata, c'erano i dati giusti, c'era un'immagine carina, mi stava raccontando tutto di sé in una semplice firma su Gmail. Mi sembra un modo efficace comunque da sfruttare quando scriviamo qualcheduno. Sempre da sfruttare e su cui fare attenzione l'oggetto della mail. Sembrerà banale, ma può essere anche quello un esercizio di grande sintesi che ci permette di essere sempre gentili con il nostro destinatario, metterlo in grado di capire subito che cosa vogliamo dire e perché gli stiamo scrivendo. Mi sembra che nelle varie cose per ingraziarci il nostro destinatario sia sempre opportuno pensarle tutte.
altra piccola sciccheria, lo spazio, l'aria, lasciare un po' di spazio tra un paragrafo e l'altro è sempre dilettevole per lo sguardo, riuscire a creare un po' di aria intorno al contenuto di ciò che noi diciamo. Infine, ultimo, ma mai ultimo, rileggere, 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 tagliare, rileggere. Questa è una buona pratica che a volte la fretta ci fa dimenticare. In realtà, a volte anche chi ha un grado molto avanzato di rapporto con la scrittura fa delle, così, stavo per dire cappelle, ma si dice piccoli errori, scrittori dettati semplicemente dall'assenza di rilettura. Vi assicuro che anche chi, appunto come me, magari ha dimestichezza, ma come tantissimi di voi che ormai conosco grazie alle mail, ha dimestichezza con la scrittura, può avere le proprie chimere. Ci sono particolari destinatari che ci fanno venire quel moto reverenziale per cui andiamo un po' in tilt. Penso, non so, dovessimo scrivere una mail al Papa, penso al Presidente del Consiglio. Per me, molto più banalmente, ancora oggi è scrivere una mail al mio fu relatore di tesi. È un'azione che mi paralizza, io rileggo quelle mail molto più di quanto io non rilegga i testi a volte che creo per lavoro. Scherzo, sto esagerando, però non andiamo di molto lontano dalla verità. Questo episodio privato mi dà l'occasione di introdurre un altro argomento della lezione di oggi, ossia raccontandovi, partirò raccontandovi dell'unico corso di scrittura che mi è stato dato gratis nella mia vita, ossia un corso che ho frequentato all'ultimo anno della mia magistrale all'Università di Trento, tenuto proprio da questo mio professore, il professor Claudio Giunta, che è un docente di letteratura italiana, ha scritto tantissime cose, troverete di lui addirittura anche un romanzo giallo e una raccolta saggistica che si chiama Una sterminata domenica, insomma, ne ha fatte tante, ha un'intelligenza molto curiosa. Il libro di cui vi parlerò adesso non è tanto un consiglio di lettura, è più uno strumento da avere in casa perché è leggero, dilettevole e racchiude un sacco di piccole norme interessanti da vedere e da tenere un po' sempre lì, non dico come un dizionario, ma insomma. Ecco, le cose che troverete scritte in questo libro, io ho avuto la fortuna e anche il divertimento di vederle praticate per la prima volta tanti, tanti anni fa, in un corso che si svolgeva di sabato mattina. Sì, ecco, come ci diceva il nostro professore, le cose che facciamo nel tempo libero, ecco, sono quelle che nel tempo ci daranno di più. Oggi capisco, allora non ero esattamente di questo avviso. Ma è servito, insomma, e alcune di quelle lezioni le riporto oggi con voi perché è stato un piacere ritornare a quei ricordi, ma anche a quei contenuti che, ripeto, trovate nel testo Come non scrivere di Claudio Giunta per la casa editrice UTET nell'anno 2018. In particolare, una delle cose che ho imparato frequentando quel corso è la terribile sciatteria. Ricordo questa frase: la sciatteria è ben peggio della cattiveria morale. Un giudizio sembrerà un po' critico, ecco, nei confronti della povera sciatteria, e in realtà ho capito col tempo che cosa volesse dire questo. Ossia, se noi scriviamo un testo e abbiamo anche una buona idea, nel nostro caso di copywriting potrebbe essere, ad esempio, trovare un'idea geniale per vendere un prodotto o per aiutare un'associazione umanitaria. Non devo mettermi come si dice, il bastone tra le ruote da solo compiendo atti di sciatteria formale. Non devo fare strafalcioni che vanno ad inficiare il mio stesso lavoro. La mia parte, no, è geniale e creativa, ha saputo trovare una buona idea e io devo supportarla con i miei strumenti e non lasciarmi andare a facili errori. Dunque, per questo motivo, in questo momento ricordo alcuni degli errori che è stato opportuno scoprire all'interno di quel corso, molti dei quali hanno a che fare con la grammatica. Come mai? Tutti quanti, penso, a parte alcuni casi che appunto sto conoscendo via mail, siamo passati di riffa o di raffa per le maglie dell'università e quindi diamo abbastanza per assodato di avere una confidenza abbastanza ampia con la grammatica. Certo, non lo metto in dubbio. Tutt'altro discorso però dobbiamo fare con la scrittura. Io non so quanti di voi hanno avuto la possibilità di scrivere all'università. Ho motivo di pensare ben pochi le esperienze che ho sentito. È un fenomeno diffuso questo, di cui ci lamenteremo in altra sede e con altri enti.
ma è un fenomeno rispetto al quale possiamo e dobbiamo ribellarci con l'esercizio privato e, come ricordavamo nell'incontro precedente, con il nostro strenue, strenue impegno quotidiano. Dunque, a questo punto mi permetterò, giunta compiacente, di citarvi alcune piccole regole contenute all'interno di questo libro per fare una piccola revisione grammaticale, anche in un'ottica pubblicitaria. Quindi rivedremo insieme, ho qui sotto i miei appunti, alcuni piccoli passaggi che è sempre bene ripassare e cercherò anche di collocarveli all'interno del mondo della scrittura online. Dunque, vedremo insieme la punteggiatura, la sintassi e piccoli promemoria grammaticali. Vi emulo quelli con la telecamera, berrò anch'io. Ecco. Dunque, cominciamo con la punteggiatura. Dunque, nella pubblicità, la punteggiatura, lasciatemi dire, forse ha ancora più valore di quanto non ne abbia in un normale testo scritto. Perché dico questo? Perché, avendo a volte noi uno spazio di espressione davvero limitato, parliamo di pochi caratteri, come ci ricordiamo, facciamo un esempio pratico a tutti, quando andiamo su Facebook e leggiamo i copy che precedono i contenuti di immagine, sappiamo che abbiamo una riga e mezzo prima del puntinato che ci rimanda a approfondisci. Quindi, quando scriviamo e quando usiamo questi spazi così brevi, la punteggiatura è nostra alleata. Non solo dà senso alla nostra sintassi, rende corretto il nostro pensiero nella sua produzione scritta, ma riesce anche ad aiutarci a dare quelle sfumature narrativo-emotive che il nostro linguaggio a volte da solo non riesce a sostenere. Vediamolo in questi esempi. Il punto fermo. Il punto fermo, siamo d'accordo tutti, è quel punto che divide due frasi che hanno un soggetto diverso, ma può essere utilizzato con una natura più enfatica anche in maniera diversa da così. Pensiamo ad esempio agli elenchi. È normale, è un uso comune e diffuso che il punto fermo sia stato sdoganato per fare elenchi, lo troverete spessissimo nelle body copy pubblicitarie, ne vedremo insieme alcune. Le body copy sono quei testi, la prossima lezione ve lo rivelo ormai, è sui famosi anglicismi, alla prossima li sciogliamo un po' tutti, così iniziamo a parlare questa lingua strana che è il pubblicitese. Quando dicevo nelle body copy troviamo un elenco, lo troverete molto spesso puntato. Intendo dire, vi farò un esempio così a mente. Piadina, punto. Ciabatte, punto. Risciò, punto. Questa è la Riviera Romagnola, punto. È frequente, è normale che sia così, perché il punto fermo viene utilizzato per creare un uso enfatico dell'elenco. Un altro modo in cui troverete il punto in maniera difforme rispetto a questa generale regola grammaticale sono le famose frasi nominali. Frasi come ad esempio buio, tutto buio, punto. Una lampada, solo una lampada, punto. So, ecco il tipo di scrittura creativa a cui ormai ci siamo abituati per un certo filone di scuola americana e per un altro esempio che riporteremo a breve, ci hanno abituato alla presenza della frase nominale. Non è più un tabù e anzi viene usata tantissimo anche quando andiamo a produrre i nostri titoli, che da domani, anzi scusate, da lunedì chiameremo headline. Veniamo invece a un altro particolare segno di punteggiatura molto più complicato, che è il punto e virgola. Io sfido qualsiasi persona tra noi a saperlo usare bene. È complicatissimo usare il punto e virgola, è veramente diverso. La buona regola sarebbe, l'ho ripassato stamattina, quindi solo per questo me lo sono ricordata e lo ammetto, che usiamo il punto e virgola quando l'argomento rimane lo stesso, ma il soggetto della frase sta cambiando. Dante aveva molti lettori, punto e virgola. Cavalcanti tra questo era il più famoso, punto. E qui mi paro a tutte le cose che mi devo parare, perché questo è citato, paro paro dal libro di Giunta, quindi a questo punto se lo dice lui siamo salvi tutti. Ma il punto e virgola viene spesso utilizzato nel mondo della comunicazione digitale per gli elenchi. Mi capita a volte quando, ad esempio, ci occupiamo di testi specialistici, quando, ad esempio, mi viene in mente, ci occupiamo di testi che hanno, per dire, a che fare col mondo sanitario. Spesso troviamo un elenco di questo tipo. Certo, le agevolazioni che troverete utilizzando questo medicinale sono due punti e lì iniziamo un'elencazione lunga che quindi prevede alcune specifiche e il punto e virgola ci permette un elenco lungo, costante, ma un pelino più arioso. Quindi,
saperlo usare, mi rendo conto, è difficile, è uno sfizio che ci potremmo concedere nel tempo di acquisire sempre meglio. Benissimo, andiamo avanti e passiamo alla virgola. Direi che su questo non abbiamo tanto da dire, tutti padroneggiamo lo strumento della virgola, direi abbondantemente, taluni fin troppo. Nelle headline della pubblicità, però, la virgola ha un valore leggermente diverso da come la usiamo all'interno dei nostri testi. Essendo l'headline, il titolo, un testo molto breve, la virgola assume un valore ancora più importante. Molto spesso, lo sanno le persone che già lavorano in questo settore, e ci potranno fare caso tranquillamente tutti gli altri, la virgola nel mondo della pubblicità non rappresenta una breve pausa nel narrato o nel raccontato, ma è una pausa un po' più ampia. A volte troverete impaginato un titolo così, riga di testo, virgola, e andiamo a capo. Perché viene impaginato così? Perché è proprio come noi che scriviamo vorremmo accompagnare la vostra lettura. Per questo, anche quando io scrivo, cerco sempre di mettere delle virgole strategiche, forti. Non lascio spazio nel linguaggio pubblicitario alle virgole più piccole. Quello lo lascerò quando scrivo la body copy. Allora lì, quando scrivo il testo sotto il titolo, vado di virgole, scrivo punti virgola, ci metto delle robe fantasiose. Ma quando devo comunicare un titolo in maniera chiara, cerco di eliminare sempre le virgole in aggiunta, cioè quelle che possono risultare corrette, ci mancherebbe da un punto di vista grammaticale, ma non mi fanno scorrere la frase con quel patinato che a volte la comunicazione richiede. Molto bene. Un altro piccolo appunto che mi sento di fare sulla virgola è: attenzione, questo è successo a me, è successo ad altri, è normale che succeda all'interno di un'agenzia, soprattutto quando il testo passa da me al grafico, il grafico lo rimanda a me e poi al cliente, insomma, quando ci sono dei passaggi, attenzione agli incisi dopo il soggetto. Perché? Quando io dico Paolo, virgola, ricercatore affermato, virgola, ciò nonostante disoccupato, allora in quel caso potrebbe succedere che per una svista interna venga via una virgola. E allora mi rimane Paolo, virgola, ricercatore affermato, ta-ta-ta-ta-ta-ta, grammaticalmente scorretto. E attenzione, perché soltanto i copy leggono le body copy dei copy, e sarà un vostro collega a dirvi, però lì, Mona, cioè, hai diviso soggetto con una virgola, dove andiamo? Quindi attenzione, succede, è frequente, non è un errore di sbaglio, come si dice, è un errore che capita soprattutto quando ci si rimpalla un po' il testo a vicenda. Quindi, pay attention to this. Ah, Giunta dice nel libro che la virgola può anticipare una E congiuntiva. Vabbè, io ve lo dico. In privato vi dirò che non sono tanto d'accordo, ma queste sono velleità, mi rendo conto. Passiamo invece al temibile tripuntinato, ai puntini di sospensione. Dunque, lo ribadisco in questa sede con molto piacere, serve sempre anche a me ripassarlo. I tre puntini servono quando io non voglio dire qualcosa o perché è inutile, nel senso che sto facendo un elenco e quindi è inutile che io vi dica cosa serve dopo a carote, broccoli, piselli, banane, puntini, puntini, perché intendo, vi lascio intendere che. E poi ho comprato altre cose. Oppure quando alludiamo a qualcosa. Ok? Quindi posso dire, ad esempio, sono venuta sotto casa tua, non per quello che pensi, puntini puntini. Sto alludendo a qualcosa che non ti sto dicendo. Al contrario, i puntini di sospensione, e questo dobbiamo ripetercelo soprattutto tra noi che siamo abituati a telefoni e a computer, a dispositivi di ogni tipo. I puntini di sospensione non sostituiscono le pause sceniche del parlato. Quindi io non li inserirò un po' così come il prezzemolo per creare spazio tra quello che dico, per creare un effetto di rincorsa prima di lanciare una punchline, prima di lanciare una battuta. No, per quello io mi affiderò a un buon punto, virgola, come fosse il cucito. Non, faccio una cucitura che sia netta, netta, che mi aiuti a dire quello che sto dicendo. Non dobbiamo nemmeno usare i tre puntini per aumentare il portato enfatico, emotivo del nostro testo. Ecco, questo perché noi cercheremo sempre di essere molto rispettosi nei confronti del nostro lettore e quindi ne rispetteremo anche l'intelletto. Il lettore riesce a cogliere il vostro intento emotivo a patto che lo sappiamo esprimere. Quindi a volte non ha bisogno di tre puntini perché gli venga detto ehi, 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 c'è del mistero qua. Se ne rende, se non lo sappiamo scrivere, se ne rende.
Ovviamente dobbiamo anche considerare la realtà dei fatti. Quando scriviamo su WhatsApp, quando scriviamo su Facebook, è normale che nella comunicazione privata usiamo tutti i puntini che vogliamo, 85,2, come anche 0. Un dato che leggevo di recente è che più giovani si è, più anche i tre puntini ormai risultano una cosa dei sumeri. Già a due puntini si vede che sei nato a cavallo tra gli anni 80 e 90. E se sei giovane davvero, tu punti non ne usi, a volte neanche le emoticon. Questo leggevo, se non erro, però potrei sbagliarmi, sulla rivista online Beyond Social. 0x0. Queste sono le evoluzioni del linguaggio, ci mancherebbe altro, ed noi le rispettiamo in quanto tali. Quando però scriviamo sulla carta stampata, dobbiamo osservare altre norme. Molto bene, stesso discorso, lo ripeto, vale per il punto esclamativo. Io mi renderò conto del vostro entusiasmo da quello che voi mi scrivete. Non c'è bisogno di sottolineare questo. Lo dico anche a me, ci mancherebbe altro. E è buon esercizio sempre l'understatement. Understatement è un'altra parola che trattiamo lunedì, insieme in generale ai presupposti buoni della scuola scrittoria inglese. E lo semplificherò adesso, intanto che andiamo avanti, è quella tendenza alla modestia, anche quando non è fondata, diciamocelo tra noi, ma a parlare sempre un po' un tono sotto, cioè non sparare come questo è il miglior orologio del mondo, punto esclamativo, bensì tanti sono gli orologi che potete provare, questo è quello che ricomprerete, punto. Perché il punto esclamativo è molto abusato a volte anche nella comunicazione non privata. Quindi ricordiamoci magari anche quando scriviamo al nostro datore di lavoro, al nostro probabile futuro cliente, o alla rivista con cui vogliamo collaborare, il punto esclamativo ormai fa un po' tenerezza. Ecco, per quanto è carino, ci mancherebbe altro, anche a me piace tanto. E gli ultimi due nemici con cui ci sfrontiamo per farli diventare nostri alleati in battaglia sono i trattini che racchiudono un piccolo inciso all'interno di una frase più ampia. Lo ribadisco, funziona così: parola, spazio, trattino, spazio, parola. Il trattino non va attaccato alla parola che segue subito all'interno dell'inciso. Lasciamo quello spazio di aria perché è tipograficamente corretto. Ecco, su questo per fortuna anche il professor Giunta ci dice, e sui trattini è un po' una questione di orecchio e di sensibilità. E mi accodo quindi, vigliaccamente mi accodo e dico è proprio così. Spesso tra i trattini troviamo un inciso che però non appartiene di fatto alla medesima frase, non è quindi solo una specificazione di qualcosa che stiamo trattando nella principale, nella subordinata. Vi farò un esempio così a braccio. Questo corso, lasciatemelo dire, è ben lungo. E quel lasciatemelo dire non è soltanto qualcosa che si afferisce a ciò che io dico, ma vi lascia intravedere anche una sfumatura di giudizio da parte di colui che scrive. Purtuttavia, questo è uno strumento delicato da usare, che dipende tanto dall'orecchio e dalla sensibilità, e che di norma vedo viene col tempo e quindi a me lunge ancora di più. Ultima piccola parte sulla punteggiatura, e poi vi giuro che andiamo avanti, sono le virgolette. Le virgolette sappiamo possono essere di diverso tipo, la singola in apice, la doppia in apice, i caporali, lo sappiamo. L'unica cosa che mi viene da dire è cerchiamo di darci una regola, cioè se usiamo in un testo o in una mail quelle alte per i titoli dei libri e le generali, che i gendarmi invece per quanto riguarda le citazioni, manteniamo semplicemente questa regola per buon senso che sia sempre così all'interno del testo. Certo, un'altra piccola specifica, se citiamo quelle virgolette, controlliamo sempre di citare giusto. Capita come di sbagliare, ve lo dico per esperienza proprio, ma sviando dai miei errori, andiamo all'ultima parte, prima delle piccole pillole, sono davvero piccole. Sto rispettando la tabella, considerando i 10 minuti che per colpa nostra, organizzativa, non sono stati dati. Quindi sto rispettandola così, spero non abbiate Zumba su Zoom alle 19:01. Allora, veniamo alla sintassi. E queste norme, mi sono tutta puntata, queste norme all'interno del libro Come non scrivere, partono da uno dei presupposti fondamentali perché la sintassi sia chiara, spezzare le frasi. Io sono convinta che tra noi ci siano futuri talenti della letteratura, ma ad oggi forse emulare Marcel Proust non è il modo migliore per cercare di comporre un periodo. Spezziamo le frasi. Questo in generale.
Ma quando scriviamo online e quando ci occupiamo di pubblicità, noi dobbiamo farle giù con l'accetta, cioè deve essere proprio una cosa, dobbiamo essere davvero stringati, davvero tanto. Mi permetto di aggiungere però, farle giù con l'accetta ma non romperle. In questo c'è una piccola critica che mi sento di fare a uno stile ormai diffuso, che è quello che vi accennavo prima quando dicevo, scusate, a quale punto lo stavo dicendo? Sì, quando vi parlavo dei punti fermi. E io dicevo attenzione per le frasi nominali. Ho sentito qualcheduno dire, prendere un po' in giro, bonariamente, mi scuseranno anche i tanti amici che sono in questo gruppo di lavoro che afferiscono a quella scuola, dice uno stile un po' holdeniano quando è troppo nominale. Ok, allora vediamo di trovare una sana via di mezzo tra una frase che sia semplice, chiara e corta e che però non diventino monconi e pezzettini con cui sembra che stiamo parlando con un improbabile ictus in corso. Detto questo, appuntino numero due, ricordarsi la chiarezza, sempre la chiarezza sintattica, dà anche il preciso portato del controllo che noi abbiamo sulla pagina. Alleggeriamoci le spalle, non dobbiamo ormai dimostrare niente a nessuno, guardate come siamo messi. L'importante è essere semplicemente chiari. Quindi cercare di esprimersi in maniera semplice, lo ribadirò per sempre a voi e a me. Non è un male, anzi ci fa benissimo. Quindi anche per la sintassi cerchiamo di evitare le bizzarrie e i manierismi. Quando scriviamo un testo un po' più lungo, quindi non un titolo e non un copy per Facebook, quando magari stiamo scrivendo una brochure per un cliente, un saggio breve o l'introduzione al nostro sito, perché non alternare frasi brevi e frasi lunghe? Mi raccomando, guardiamo tanto al ritmo di quello che stiamo creando, perché la persona che ci legge si trovi anche all'interno di una narrazione che possa convincerla, che lo prenda anche dal punto di vista musicale. Per questo è buona norma, e ci torneremo sopra più volte, rileggere anche ad alta voce ciò che noi abbiamo prodotto e ciò che noi abbiamo scritto per essere persuasi del fatto che non annoi noi per primi. Mi sembra già un testo importante. Poi, veniamo proprio in tema di noia, veniamo a non elencare in modo sterile quando scriviamo, nemmeno nella nostra biografia. In questo so che siete già ampiamente capaci, le ho lette, quindi nessuno di voi mi ha detto, ad esempio, sono nato a Voghera nel 1991, mi sono trasferito a Cividale di Cles nel 1900. No, questo ormai lo sappiamo, però è buona norma ripeterselo sempre. Sulla chiarezza, soggetto, verbo, complemento dovrebbe essere la regola, ok? Al di là di ogni manierismo, al di là di ogni onanismo da copy che è normale avere, ci mancherebbe altro. Se la natura del nostro testo ci impedisce, per motivi nostri, di poter rispettare questo trittico, rispettiamo almeno il binomio soggetto e verbo. Quindi, se vedo che diventa intricato, cercherò sempre di dire soggetto, verbo e poi tutto il resto e mi sbizzarrisco. Attenzione alla ridondanza. A volte ci capita quando scriviamo di non fare caso, e non capire che stiamo usando a volte per descrivere qualche cosa aggettivi che in realtà sono sinonimi. Per cui quando rileggiamo il testo, vediamo sempre con la nostra accetta appoggiata qua di togliere quello che magari può suonare un lievemente ridondante. La famosa regola del design e della pubblicità, less is more, vale sempre comunque. Evitare il passivo, ben venga, per semplicità proprio. Cerchiamo di riformulare la frase usando verbi attivi, quindi io non dirò che sono stata chiamata a far parte del gruppo OMS, dirò sono entrata a far parte del gruppo OMS o ho deciso di. Insomma, questo è semplicemente per dare anche più vita a quello che scriviamo, sempre vita e dinamicità. Attenzione poi ai verbi al modo indefinito. Sono sicuramente eleganti, ci sembrano molto eleganti, ma sono anche poi complessi nella nostra lettura. Vi faccio un esempio. Avendo studiato per 7 anni in questo importantissimo istituto di ricerca, essendo io una mente brillante, sicuramente sono dei pomposi ingressi eleganti, però forse facendola semplice riusciamo a dire quello che dobbiamo in maniera un pochino più sintetica e piacevole, sempre per il lettore che dobbiamo accompagnare dalla A alla Z del nostro testo. Veniamo quindi a un altro punto che ci porta a un altro libro ancora. Si tratta di Elements of Style, un libro di William Strunk, scritto Strunk, un libro che è stato scritto nel 1918, quindi è bello vecchiotto, ma ancora ci insegna tanto. Un esempio su tutti. Se io posso preferire un soggetto animato e concreto per una frase, lo preferirò sempre rispetto a un astratto.
Esempio pratico, non scriverò che il corpo studentesco richiede un mese in più di ferie, scriverò che gli studenti hanno chiesto eccetera eccetera, quindi corpo studentesco diverso da studente. E poi, altra piccola postilla sulla sintassi, e che tornerà quando faremo la lezione approfondita sulle headline, evitare le rime come la peste. Non, credo non sia corretto da parte mia tirare fuori nel rispetto del lavoro di altri poveri copy che magari erano partiti da tutt'altra idea e poi il cliente gliel'ha uccisa fino a diventare un banale jingle con la rima, ma se pensiamo ad alcune pubblicità in cui c'è la rima, ecco, quelle fanno parte di un tipo di lessico pubblicitario che invece si sta innovando e del quale noi parleremo insieme, cioè di un linguaggio che non ricorre più agli slogan così come li intendiamo, che aborre tutto quello che è una rima baciata, tipo, non so, sa clà felicità, l'ho detto. Cerchiamo di evitare quindi, insomma, questo ricorso anche nelle nostre produzioni testuali. Chiudiamo poi con tre piccole pillole grammaticali a cui aggrapparsi, da ingerire sempre, come il cianuro, prima di darsi per spacciati, e sono le seguenti. Piccola pillolina numero uno, stalkerare durissimo il sito della Treccani. Cosa intendo con questo? Non lasciamoci dubbi, mai, possiamo verificarli, facciamolo, prendiamoci piuttosto davvero 30 secondi in più per migliorare quello che sarà poi magari la gaffe del secolo. E mi ci metto dentro a pie pari. Vi ricordate prima vi raccontavo del corso di giunta del 2016? Ecco, il genio qua presente ha fatto che mandare un testo, per Dio, tutto corretto, se non fosse che a un certo punto, nella fretta, no, e nell'agitazione di fare bene, io ho scritto che il suono del sax nel brano musicale di cui stavo parlando aveva un suono maestrale. Ora, il mio professore mi ha chiesto come può essere che un vento faccia un suono. Può essere da un punto di vista fisico, ma forse se io fossi andata su Treccani e avessi verificato che magistrale era la parola che io volevo usare davvero, mi sarei evitata lo spottò davanti a tutta quanta la mia classe, che comunque è servito. Perché ad oggi me lo ricordo ancora. Quindi mi raccomando, verifichiamo sempre tutto. Possiamo, facciamolo. Ecco, perché conviene. Poi, altra piccola postilla, mi raccomando, gli accenti. Quindi a volte, sai, i perché, benché, se, tutta e compagnia cantante, per fortuna noi abbiamo Word che ci salva da un immenso numero di errori plausibili. E io vi aggiungo questo, vi consiglio anche, se vi può far comodo, di passare i vostri testi, se li scrivete in Word, Pages, tutti i programmi che di scrittura che ci sono, date un passaggino anche per Google Doc, perché non solo vi dà una mano su queste cose qua, ma vi dà una mano anche per i toponimi, per i nomi famosi di istituzioni che magari scrivendo, penso anche a cognomi, polacchi, per dire, Google Doc ci può aiutare in questo, perché rifacendosi ovviamente la sua AI alla banca dati di Google ci aiuta in questo senso a recuperare informazioni ulteriori. Vabbè, l'ultima piccola pillola sarebbe sul congiuntivo, ma io do per scontato che ampiamente diffusa la massima regola tra noi, ma nel caso in cui come me aveste ogni tanto qualche dubbio, ci sono sempre comunque ampi siti di coniugazioni online che possiamo rifrequentare anche solo per ricordarci che cos'è un trapassato. Sono cose che è buona salute mentale a volte ripassare assolutamente. Ecco. Precisi al secondo, arrivo all'ultima parte del nostro incontro di oggi, in cui vi chiedo nuovamente di continuare a alimentare il flusso ottimo di feedback che sto ricevendo, perché così pian pianino mi metto lì e strutturo tutti gli appuntamenti a seguire anche in virtù proprio delle cose specifiche che mi state richiedendo. Ad esempio, la questione della sindrome del foglio bianco e della mail erano due richieste specifiche. Fatte da membri del nostro gruppo di lavoro, per cui ben venga, fa piacere anche a me, ci mancherebbe, anzi, forse mi aiuta anche un po'. Detto questo, vi propongo un altro piccolo esercizio, se avete piacere, sempre in 5 righe, manterrei per adesso, tranne quando ci occuperemo delle headline, lì sarà diverso, ovviamente non potremo parlare di 5 righe, manterrei questa lunghezza, visto e considerato il nostro ampio numero. Dunque, l'esercizio che vi darò oggi è un esercizio che mi piacerebbe vi fosse compagno nei momenti in cui vi doveste trovare con il foglio bianco che rimane drammaticamente bianco. Scusa.
Prendendo ispirazione ad alcuni esercizi di scrittura creativa, ci ho riflettuto un po' sopra e ho voluto creare per voi un esercizio che penso si confaccia maggiormente al nostro periodo attuale, un periodo un po' nervoso. Perché non scriviamo in 5 righe la descrizione di una persona che non ci piace? Perché dico questo? Non per un sadismo, caratteriale che forse, vabbè, comunque. Ma piuttosto perché è sempre cosa buona per sbloccarsi da una situazione di impasse creativa, parlare, recuperare qualcosa di noi che ci piace, che ci alimenta il cervello. Ma confrontandomi con altri mi è parso di capire che se questa cosa non solo va a toccare le nostre corde emotive, ma fa anche il solletico, la parte più critica del nostro cervello, ci svegliamo fuori molto più in fretta che ne a parlare dei nostri meravigliosi ricordi di infanzia, che meravigliosi sono. Ma non ci muovono dentro quell'animosità, quel piglio e quella rabbietta che invece chi scrive fa sempre bene come ottima energia catalizzatrice. Proprio rimanendo quindi su questo tipo di esercizio al negativo per andare al positivo, la lettura che vi propongo oggi, e vi ringrazio tra l'altro per i bellissimi feedback che mi avete dato su Mariage, è bello avere un amore condiviso. Quest'oggi vi consiglio un libro un pochino più comune, un pochino più diffuso, che troverete anche, peraltro, in versione audio ad alta voce di Rai Radio 3, quindi se magari ne avete abbastanza di libri sul comodino, questo potete ascoltarlo tranquillamente mentre fate il bucato o passeggiate, intorno al vostro palazzo. Si chiama Una cosa divertente che non farò mai più ed è un famoso testo di David Foster Wallace. Un testo dell'inizio, un testo del secolo scorso, ahimè, per i nostri amici minorenni, che racconta un episodio particolare della vita di David Foster Wallace, che è inviato dalla rivista Harper's Bazaar a condurre un reportage sulle crociere americane, a modo, con la sua scrittura sempre innovativa e a tratti assolutamente geniale, di riprodurre poi le idiosincrasie e le grandi incoerenze della società di cui fa parte, in particolare degli americani, astensione del giudizio. Quindi questo è il consiglio che vi do oggi e niente, insomma, io vi ringrazio moltissimo della vostra graditissima attenzione e ci vediamo lunedì. Vi aspetto con i vostri fatemi odiare le persone che odiate, non saprei come altro metterlo giù, scherzo ovviamente, siamo a favore della pace. Aspetto i vostri testi. E se mi fate la cortesia di mandarmeli, se avete tempo e potete, tra venerdì e sabato, ancora meglio, altrimenti, insomma, con pazienza ci veniamo incontro. Ecco, per cui, grazie mille. Ciao. Ciao, grazie. Grazie mille a voi. Grazie. Luci, aspetta un Ciao, attimo. in quante righe? Stanno facendo delle domande in chat. Sì, vedo, però non riesco ad andare, siete tantissimi, sto andando in su, ve lo giuro. Sto scrollando forte. In quante righe l'esercizio? 5. Ok, aspetta che mi L'esercizio? salgo. 5, 5 righe. 5. Scusami, che sto andando a recuperare le cose che penso di essermi persa solo una domanda, giusto? Sì. Smettetela di ringraziarla. Basta, stop. No, no, mi sono segnata la domanda, non ho visto di chi, però adesso la copio e incollo su come si dice? Word. Ok, grazie ragazzi. E buon lavoro e buon primo maggio a tutti e buon fine settimana. Altrettanto. Grazie.